La pioggia non vi ferma, perché oggi è una giornata non da ricordare, ma una giornata per riflettere. È una giornata che inizia con la lotta, prima di tutto con uno sciopero dal lavoro produttivo e dal lavoro riproduttivo delle donne, e con un obiettivo, quello di lottare contro la violenza maschile sulle donne e contro il femminicidio. Non una di meno vuole dire non siamo disposti a rinunciare alla nostra vita in ragione di nulla, e pretendiamo che questo riconoscimento diventi un'azione concreta attraverso politiche integrate rispetto alla violenza, ma anche una trasformazione di tutta la società, perché la violenza non si sconfigge a parole. E poi vogliamo parlare di una condizione generale anche nella nostra città. Ricordiamo che l'aborto non è praticato nell'ospedale di Summa, che non c'è un coordinamento operativo tra i servizi e le istituzioni che intervengono rispetto al problema della violenza alle donne. C'è una povertà crescente e un'assenza totale di un sistema di supporto anche per i bisogni più elementari. Lo vediamo attraverso il centro antiviolenza Io Donna. Molte donne hanno difficoltà a proseguire il loro cammino di superamento della violenza, proprio perché hanno difficoltà a trovare il lavoro, non possono pagare un'abitazione autonoma, non sanno a chi lasciare i figli, soprattutto se sono donne giovani che hanno bambini e che si ritrovano da sole ad affrontare una situazione molto complicata.